Sono padre Lirio Girardi, missionario della Consolata brasiliano. Ho lavorato per 28 anni a Roraima, nello stremo nord del Brasile, in una situazione veramente di molto conflitto, molta tensione, con gli indios Makuxiu, Apixana, Wapixana, Taurepang, Mayongon. E quando io ho lavorato con loro, abbiamo sentito anche questa mia testimonianza, non vuol dire soltanto la mia, ma quella dei missionari della Consolata e della diocesi di Roraima, quando abbiamo fatto la scelta preferenziale per gli indios. E questo ci ha costato molto, perché non tutti eravamo d'accordo. E allora, però, dopo tanto fare, siamo arrivati a fare questa scelta. Questa scelta ha significato per noi un cambiamento di vita, anche modo da vivere, di vedere anche quei popoli, perché erano popoli che vivevano in una situazione di schiavitù molto forte. Per dirvi una cosa, per esempio, loro dicevano così: ha diritto al bestiame, a allevare bestiame, ha diritto a terra, chi ha l'allevamento del bestiame. Invece se non hanno bestiame non è necessario. Allora cosa abbiamo fatto noi missionari? Abbiamo capito che allora per aiutarli a liberarsi, a conquistare la terra, abbiamo messo su un programma, un progetto, una vaca para o indio, una mucca per gli indios. E questo ha portato tanta unione, tanto sviluppo, tanto coraggio, perché ricevevano 52 capi di bestiame, dovevano curare questo bestiame e dare a un'altra comunità. Dopo 5 anni, dare a un'altra comunità lo stesso numero, 52. E questo ha creato grande unione tra loro, coraggio di vivere. Ecco, questo senz'altro è stato una delle azioni più grandi della Chiesa. Poi abbiamo anche tirato su le scuole, la scuola Makuxi, la scuola Wapixana, tanti progetti, tanti corsi per i leader, per che loro sentissero che sono persone, che sono gente, perché quando io sentivo la parola indio è biscio, indio è un animale, quello mi costava molto accettare. E allora questo ha portato tanta gioia, tanto coraggio che oggi, come oggi, sono riuscita ad avere 1.700.000 ettari di terra riconosciuti dallo Stato brasiliano, per cui anche quelli produttori di bestiame, fazendeiros, come dicevano, sono usciti tutti da quel territorio. Perciò voglio concludere dicendo che questo progetto missionario di Roraima è stato un progetto vittorioso, perché gli indios sono riusciti ad avere la sua terra, la sua cultura. Oggigiorno ormai sono usciti di lì. Ecco, in questo momento però credo che viviamo una situazione piuttosto così difficile. Perché? Perché abbiamo un governo veramente contrario ai diritti dei popoli indigeni. E lui non vuole assolutamente dimarcare, riconoscere le terre indigene. Questo è contro la Costituzione, perché la Costituzione dice che il Presidente era pure quello che vuole. E allora, ecco quello che io voglio dire a voi. La parola che mi porta a cosa è proprio quella, la parola della speranza. Cioè, io come missionario voglio avere la speranza. Che questi popoli possono andare avanti, avere il diritto di vivere felici, come hanno, tutti i popoli hanno questo diritto. Allora, secondo me, come missionario, voglio aspettarmi che loro possano portare avanti questo discorso della speranza.